Video, prodotti terminati per la cura della casa con sottofondo di lavastoviglie. Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video, versione casalinga, che più casalinga che non si può, fuori diluvia, diluvio universale. Mi scuso se gli occhiali fanno un po', di riflesso con la piccola ring light che ho attaccata al telefono. Ma ragazzi, bisogna che mi abituo ad operare questi simil progressivi e quindi li tengo su. Hanno anche la luce blu e quindi pensavo l'antiriflesso, pensavo che si vedesse meno, invece comunque si vede. Però pazienza, tanto non dovete guardare me, dovete guardare i prodotti. Allora, non ne ho tantissimi, però li faccio perché domani ho da fare la plastica, per cui per quel motivo che ve li faccio vedere. Allora, ho finito questi piumini, ricarica piumino cattura polvere, questi li trovate da Eurospin, ci sono di colore arancione e colore verde, mi pare. Fanno il loro, però tra questi e quelli della blasonata marca, questi sono di sistema casa, blasonata marca. Tanto poi su Amazon trovate delle offerte per i blasonati che veramente sono estremamente competitivi. Adesso io ho finito questo e sono in dirittura d'arrivo con un altro, però mi è arrivato il paccone, quello di Amazon, e poi vado avanti con il brand. Bene, poi mi soffermo su un prodotto che non so se ve l'ho già presentato, sicuramente sì. Ma questo è uno dei prodotti mai più senza in casa mia, cioè questo l'ho provato e non riesco, cioè ho provato a cambiare brand, a cambiare marca, però ora della fine questo lo porto a termine, gli altri li regalo via perché ancora non ho trovato una cosa che sia meno nociva di questa, ma che rende il mio forno perfetto. Sto parlando di Fornette. Fornette, questa è una nuova formula, hanno tolto la soda caustica perché probabilmente prima c'era. Per me è il miglior prodotto per il forno. Ha un profumo dove, demonio, demonio, ma voi lo spruzzate. Allora, innanzitutto il forno, io gli do una pacca, cioè pulisco sempre il forno ad ogni utilizzo, almeno cerco, ok? Poi però succede che fate delle preparazioni, noi comunque il forno lo adoperiamo a manetta, specialmente d'inverno, fate preparazioni un po' più cicciottelle e ma vi cola la cosa del pomodoro, ma l'altro giorno mi è colata il burro con la cannella, quindi insomma succedono un po' degli incidenti di percorso. Ecco, anche perché mio marito cuoce nelle latte, nelle teglie, come si chiamano, termine tecnico non mi ricordo più, e quindi insomma o la latta o il forno viene colpito. Io questo tolgo tutte le i moduli all'interno e li metto in lavastoviglie, quelli. Ma comunque sopra gli do una pacca di questo. Mentre per il forno io non accendo la luce, non aumento il calore, lo faccio agire col calore. No, voi spruzzate questo. Gli date una bella coltre e il giorno dopo, dopo 24 ore, voi passate anche con una spugna a freddo, via via tutto. Se ci sono delle incrostazioni un po' più potenti, vado con la paglietta, quella insaponata, che può essere della Bravo, può essere di qualsiasi tipo di altro brand, ma questo è insostituibile, è insuperabile, meglio del tono Rio Mare. Cioè, non ve ne è. Cioè, se avete qualcosa da consigliarmi per il forno, io sono ben accetta, ma sappiate che questo per me rappresenta la Ferrari del forno. Fatti chiari, mi ci siete. Poi ho preso Felce Azzurra Classico, questi sacchetti profumati per gli armadi. Allora, questi li ho presi, ma non fanno l'uso che devono fare, nel senso sono dei sacchetti che vengono riposti dentro l'armadio per profumare l'armadio e
inseriscili nei cassetti, appendili col gancio nell'armadio, appoggiali al bucato piegato. Adesso vedete che con gli occhiali riesco a leggere. Bene, provali nella sacca dello sport. Non coprire i sacchetti con gli abiti. Ok, questo è solo un profumatore, non è un antitarme, almeno. No, non è fino a 6 settimane. Allora, dato che io ho preso due Glade che vi farò vedere quando proprio sono belli esauriti, anche perché i Glade li ho pagati 2,80 euro. Ok, questi invece li ho pagati 1,95 euro, sconto, ce ne sono dentro 3. Questi io li inserisco dentro la scarpiera. Allora, io la scarpiera non ho una scarpiera classica, le ho già detto, ho un armadio. Io ho sistemato tutte le scarpe sopra quei cosi fatti così, perfetto, li pulisco tutti, comunque non appoggiano mai sopra l'armadio perché mi fa schifo il pensiero. E comunque tra l'armadio e il portascarpa fatto così, ho comunque un pezzettino di plastica che sono quelle cose da cucina dell'IKEA. Io le scarpe, specialmente da ginnastica, quando le adopero le lascio fuori all'aria e poi comunque do una spruzzata di deodorante, quello per le scarpe, e poi ripongo la scarpa. E pulisco anche la suola se è zuzza, vero? Perfetto. Bene. Però voglio sempre che quando apro l'armadio non sa da piedi, insomma non sa da palestra, quando tu entri in palestra ti è quell'odore, carino, no, non voglio in casa mia. Quindi comunque metto dei profumatori, poi io sono una maniaca dei profumatori, anche a parte lì, vabbè, maniaca un po' in tutta casa, è sempre una serial killer, vabbè, importa. E questi secondo me fanno di più del Glade, che costano molto meno, quindi ho provato questo, vi so dire. Ne ho presi due così e due all'Iris, però finiti sono questi. Poi andiamo avanti. Allora, ho finito Dexal Forno Disinfettante, detergenti per superfici dure, presidio medico ospedaliero. Allora, questo io l'ho preso, adesso vi dico questo. Questo io l'ho preso in tempi di Covid, dove avevo un altro packaging, questo e anche quello della Lidl. Ok, inizialmente questi si potevano inserire nel bucato, ma poi chiaramente improvvisamente lo stesso prodotto hanno tolto la formula bucato in periodo di Covid e non so se qualcuno ci ha fatto caso, io ci ho fatto caso perché inizialmente dei disinfettanti che costassero poco non ce n'erano e avevano praticamente, c'era scritto si può utilizzare anche per il bucato, poi improvvisamente hanno cambiato il pack e qua non c'era più la dicitura del bucato o quant'altro. Quindi qua davanti non compariva più il simbolo del bucato, ma dato che io sono Santomaso e finché non, ecco, che metto il naso dappertutto, in piccolo, perché se vuoi, vedi, detergente per superfici dure. Cosa vuol dire? Benissimo, se voi leggete in piccolo, c'è scritto un misurino di Dexal Forma disinfettante ogni 5 litri di acqua aggiunto in lavatrice e nell'acqua del bucato a mano profuma e favorisce la detersione della biancheria. E quindi, cioè loro praticamente, cioè sembrava che lo facessero apposta, cioè loro hanno tolto il pack, ma così è successo così anche al Lidl, però quello del Lidl l'hanno cambiato con un'altra cosa. Al Lidl c'era il Bioform, se non sbaglio, poi l'hanno cambiato con un altro e quello, ho guardato l'etichetta e non si può adoperare per il bucato. Questi hanno cambiato l'etichetta perché c'è anche quella verde e se voi leggete piccolo, scritto per il bucato e no, e allora non mi freghi, per questo all'epoca costava 0,99 centesimi. In periodo di Covid, essendo che comunque uno poteva crederci, poteva che vabbè, non sorvoliamo perché sennò si entra in mezzo ai detersivi e delle robe che non mi piacciono, però io comunque questo io l'adopero perché mio marito va in palestra, quando frequento luoghi, adesso sembra che vada
a dormire nelle metropolitane, ma quando vado in luoghi insomma un po' più a rischio, piscine, mal costume, ma queste cose qua, io adopero questo. Lui frequenta le palestre, mio marito attualmente, e quindi un misurino di questo nella vaschetta, come c'è scritto qua, nella lavatrice con un ciclo completo che ti ciuccia 5 litri, io lo adopero. E quindi un punto per me. Perché voi non lo scrivete, ma mi leso de drio. Perché bisogna fare così. Purtroppo è così. Bene, ho finito alcol 90 gradi. Allora, io l'alcol a casa mia non manca mai. Io vi ho detto che le mie pulizie, diciamo così, settimanali, cioè, spieghiamo bene. Le pulizie durante la settimana andando a lavorare io le faccio, ma le faccio molto veloci, rapide e indolori perché non ho molto tempo da dedicarmi. Ma comunque chi viene a casa mia, insomma, che se la gente che viene a casa mia, insomma, è pulita. Io passo la Tineco praticamente tutti i giorni. Ok, la Tineco è una grandissima macchina che mi ha permesso di fare una pulizia ottimale nel periodo appunto dove vado a lavorare. Poi io comunque una volta a settimana sapete che passo la 100 gradi. La mia 100 gradi è una Carker, se qualcuno è interessato ve la farò vedere. E questa ha minimo 8 anni e io mi trovo benissimo. Ogni tanto con la Carker metto sul panno un po' di alcol in maniera tale che con il vapore, ok, e l'alcol mi disinfetta bene il pavimento. Io ho questa o l'ammoniaca, ve l'ho già detto. Io ho un gres porcellanato, quindi l'alcol e l'ammoniaca vanno bene. Lo do però anche per te. Io non faccio miscugli, ma non perché a me piacciono le persone che mettono l'alcol col detersivo. Però, ragazzi, io fondamentalmente ho paura di fare queste cose, soprattutto per le vie aeree, per cui adopero i prodotti così come sono nati. Poi l'alcol è sempre un buon utilizzo, cioè tipo quando mi blocco con la schiena, non ho il detergente vabbè, questo non lo dovevo dire. Va bene, ok, a posto. Andiamo avanti. Vabbè, ragazze, questa mi dilungo. Cioè, di che devo parlare? Candeggina, anche questa. Quando metto questo, non metto questa, chiaramente. Però questa è la regina indiscussa. Io la do però solo e esclusivamente per il bucato. C'è anche scritto per la pulizia della casa, perché anche qua vedete, no? Candeggina per colorati, rimuove germi e batteri, poi in piccolissimo c'è scritto per la casa. Io per la casa, sinceramente, non l'ho mai adoperata. Potrei provare ad operarla perché sicuramente mi colpirà anche in questo uso. Vedrò. All'ossigeno, quindi ho un po' paura perché, per dire. Io in cucina ho il marmo, non, no, scusate, in cucina ho il granito e la tavola è in vero marmo e l'altro è vero granito. Quindi ho un po' paura su queste sostanze, evito di mettere grosse cose. Infatti sul marmo e sul granito adopero cose molto tranquille, ecco, senza evitare prodotti chimici. Poi ho finito Superfin Anti. Sarebbe un anticalcare per il bagno, per le piastrelle. Allora, questi ne hanno decantato tanto, tanti l'uso. A parte il profumo che qualcuno ha detto che era un po' di amarena. Oh, tu sì, prima era l'amarena è diversa. Ma comunque non importa. Vabbè, queste sono cose, sono piccolette. Può darsi che gli ricorda, insomma, il profumo dell'amarena. A me personalmente. Sì, è un profumo, non è come l'anticalcare, come il Viacal, parliamoci chiaro, ma un profumo gradevole rispetto a questi. Però a me dispiace, finito, non lo ricomprerò. Il calcare lo tira via se tutti i giorni passate il bagno. Allora io tutti i giorni provo a passare il bagno, questa è la parola giusta, provo a passare il bagno,
ma ragazzi, lavorando faccio fatica, per cui se lo passo un giorno sì, un giorno no, già con l'acqua dura di Beautiful Mountain risulta molto difficile e quindi questo per me non ha un potere importante. Insomma, ragazzi, per me ribadisco il concetto, il Via Cal è il Via Cal, vicino al Via Cal sul podio c'è il drago. Questo l'ho provato perché costava poco. Giustamente bisogna anche provare i prodotti che costano poco. Bene. Poi ho finito una candela. Questa candela è di Pepco. Sì, Pepco. Non mi è tanto piaciuta, molto bello il pack. Ok, adesso valuterò se tenerlo. Credo di sì, perché poi mi si fa con la cucina e con la tavola. Molto bello il pack, la profumazione cioè si sentiva così, profumazione inesistente. Non mi è piaciuta neanche tanto la fiamma perché faceva parecchia fuliggine. Quindi, se devo ricomprarla, no. Ne ho altre di Pepco e di Action che non fanno così, quindi probabilmente è proprio questa partita. Bene, poi ho finito le mie attifibre, ok, questo è il pacco da due, poi prendo anche quella gialla, non ho niente da dire, sono le mie pezzette preferite, da quando utilizzo loro ho messo in pensione le altre, ma loro veramente, io ho una cucina in polimerico, e quindi mi viene la cucina estremamente rapida da pulire e insomma comunque l'avete vista com'è nei video di 6 giorni 6 outfit, quindi mi viene molto facile da pulire, non lascia aloni, si va alla grande. Bene, ho finito un altro tovagliolo di Action, questo è quello fatto che vi ho già recensito, è di un'altra grammatura, che bello, con le margherite. Questi mi piacciono molto, quando vado ad Action li compro perché hanno lo spessore, non costano poco perché costano 1,29 euro per, l'ho già detto, ma non mi ricordo più, 20. Per 20 tovaglioli non è un basso costo, però quando vi pulite la bocca non vi pulite le mani, non vi sporcate le mani. Ok, bene, ho finito il Daily, che è diciamo, uno di quei rotoloni grossi che è molto simile al Blitz, mi trovo molto molto bene, non prendo più quelli colorati perché non mi piacciono, sono molto più versatili, cioè andare a spendere tanti soldi per dei rotoloni Scottex colorati perché c'è, vabbè, poi io non ho figli, voglio dire, non è che devo prendere quello di Frozen o quello del Topolino, però insomma sono belli, sono carini, però vabbè, evito, ecco, almeno lì. Poi vabbè, qua anche qua devo parlarne. Ne ho parlato in lungo e in largo, la Tenerella rimane sempre la carta igienica con buon rapporto qualità-prezzo, bella spessa, bei rotoloni grossi, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Bene, vedete, in casa mia si sta sulla tazza. No, però è anche importante la carta igienica, perché ragazzi, al Tosano ce ne saranno 350.000. Io faccio le tasto tutte, poi guardo due veli, tre veli, poi ora della fine, guardo e riguardo, perché dico, Dio, boh, vabbè, non si dice. Ho detto, mamma mia, devo provarne delle altre per fare delle recensioni. Oh, ragazzi, no, no, perché squadra che vince non si cambia sotto certi punti di vista. Non va bene, non va bene, va bene quella lì, fine della fiera. Ambe, vabbè, questo, anche questo, ho bisogno di parlarne. Parliamone, ne parliamo, cosa diciamo? Le stesse cose, che questo è Dash, 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 Dash. Cioè, io vedo tante, tante, ne vedo alcune che dicono che il Dash non gli piace. Io, ragazzi, allora, queste secondo me sono tra l'altro le migliori. Io ne ho provate di diverse, la lavanda e così, ma queste, il profumo che lasciano, associate in combo poi con le perle, ma di cosa vogliamo parlare? Quando vai a letto che le lenzuola pulite ti sembra di entrare in un'oasi.
di benessere. Io adoro il Dash, adoro il Dash. Tra le Pots, allora, adoro il Dash polvere, sì, ma adesso ho trovato un'alternativa di meno costo molto ottima. Ne parleremo più avanti. O forse ne ho già parlato. Forse ne ho già parlato, che è il bianco puro. Quello, tanta roba, ragazzi, il bianco. Ah, sì, che avevo messo la foto perché il cartone mi si era bagnato, quindi ho dovuto travasare il detersivo. Infatti stavo pensando perché non ho più il cartone. E allora, il bianco puro della spuma di champagne, 9,90 € attualmente al Tosano, vale come il Dash. Non nella pulizia. E anche come sbiancanti ottici e come tutta una composizione chimica, qualcuno su YouTube, che ringrazio, non so chi sei, se ci sei, palesati, ha detto che va molto bene per i capi bianchi perché contiene tanto ossigeno, quasi come il Dash. E quindi è per quello che io lo reputo, cioè mi sono accorta che era un buon detersivo, quindi per i bianchi sto adoperando questo e devo essere sincera che per i bianchi mi va bene. Adopero il bianco puro con le perle. Qua per i colorati, per i neri, perché io non ho un detersivo per i neri, ne ho alcuni che li ho ancora in. Che me ne hanno regalati e li proverò, o li ho adoperati raramente, cioè di solito devono avere un prezzo veramente scontatissimo perché io li acquisti, ma io faccio tutto, cioè con questo faccio bianchi delicati, delicati intendo non cashmere chiaramente, colorati e sportivi. Questo più perle. Bene, dulcis in fundo, che ho detto che ho tre robe, non mi ha tanto, ma intanto un video lungo lo ho fatto stesso. Però vabbè, ok, pazienza. Se non vi vado bene, passate un altro canale, cosa vi devo dire? Questo è il tempo, perché poi mi piace parlare, entro in enfasi, ci metto enfasi, eccetera. Va bene, ho finito un'altra candela. Ma tu, Ileni, accendi le candele anche d'estate? Sì, beh, questa per forza perché è la citronella. Ma comunque, quando sono a casa, anche che ci sono quei temporali estivi, accendo una candela, mi accendo il Kindle, accendo una candela oppure mi guardo un video e io me la passo così. Me la passo così. Va bene, citronella naturale di Java, Citronelle, questa l'ho presa, mi pare, alla Lidl. Questa mi è piaciuta un sacco. Fa un pochino di fiamma nera, ma neanche tanto. C'è una cosa praticamente impercettibile. L'ho finita praticamente tutta, non si accende più. L'ho adoperata nelle sere d'estate quando apro dappertutto. Io comunque ho il vape, ma questa in camera da letto. Mi è piaciuta molto, buon rapporto qualità-prezzo. Bene, altra profumazione che ho finito e qua siamo su un altro pianeta, cioè nel senso, ragazzi. Io ho fatto un video dei profumatori vecchio che ho, dovrò fare un restyling, una revisione, ma è anche vero che nella revisione, bene o male, parlerò sempre degli stessi brand. Eventualmente cambieranno qualche profumazione, però i brand che io amo di più lo sapete. Insomma, se guardate quel video, tornate indietro, guardate profumatori, ambienti, eccetera. Ho finito questo della Country Candle, sono le jar. Le jar dove io ho un diffusore elettrico della Yankee Candle che ha la sua vaschetta. Poi la vaschetta che è di plastica non si butta e si ricicla, la metto in frigo, profumazione vecchia, aspetto che si solidifichi, la stacco e ci metto quella nuova. Questa qua va nel secco, la cera qua da me va nel secco, dopo non so da voi nelle vostre città. Country Candle è una garanzia come brand, basta trovare solo ed esclusivamente la vostra profumazione che vi piace di più.
Country Candle, poi cos'è? Kringle Candle, amo molto. Amavo molto anche le Yankee Candle, devo essere sincera, io ero una patita delle Yankee Candle appena uscirono, ma poi non so perché un po' mi è passata questa voglia delle Yankee Candle, e quindi anche perché c'è da dire una roba, le Yankee Candle costano veramente tanto. Adesso sono arrivate ad avere dei buoni prezzi e quindi vedo anche che ci sono candele più low cost. Dopo è vero, la paraffina, non paraffina, però basta leggere dietro, ragazzi. Anche i blasonati brand hanno la paraffina liquida. Allora, se voi prendete la soia è un altro discorso, però la maggior parte sono paraffine liquide. Bene, oggi è finito tutto? Sì. Questo è il video dei miei prodotti terminati, spero che il video vi sia piaciuto. Ah, e poi altra piccola postilla, io accendo anche d'estate perché avendo anche le finestre aperte, voglio dire, la diffusione viene più arieggiato. Insomma, invece d'inverno accendo sì candele, le accendo, ho anche le candele quelle a LED, vabbè, sono una sfegatata di queste cose, qualche lucetta, ma poi io vado di Lamberger. Bene, il video finisce qui. Se ti è piaciuto, metti un like, attiva la campanella per non perdere i prossimi video. E se te vuoi far docciacole, qualcosa un po' di più impegnativo, certe mattine, certe volte anche no, perché va bene così, le perle di Daphne su Instagram. Ciao e al prossimo video. Baci baci.